Per il Pescara prende il via la settimana tipo, quella che porterà alla prima di campionato di sabato sera quando l'Adriatico Cornacchia sfiderà l'Ancona Matelica e sarà anche l'ultima settimana piena di calciomercato. La dirigenza è impegnata sui due fronti, quello delle cessioni e quello delle entrate per completare il mosaico da mettere a disposizione di Auteri. La partita di Coppa ha rimesso in discussione le posizioni di Galano e Busellato, subentrati nella ripresa, col primo che ha segnato il gol che ha sbloccato il match. Le parole pesanti del presidente Sebastiani a Castel di Sangro lasciavano pochi margini per ricucire e invece qualcosa è successo all'inizio della scorsa settimana. Se Auteri li ha poi convocati e quindi messi in campo. Peraltro servono offerte e il Cosenza, che si era interessato ad entrambi, ora pare aver decelerato e nelle prossime ore si capirà se l'abbandono delle due piste è totale. Da capire il destino di Andrea Di Grazia e Nicolas Belloni, che sembravano vicinissimi a Foggia e Imolese rispettivamente, discorsi che potrebbero riprendere nelle prossime ore, mentre Bocic, titolare contro Napoli e Olbia, potrebbe restare come prima alternativa tra gli esterni d'attacco. Sul fronte delle entrate l'obiettivo principale è quello del centravanti. A rassicurare non basta la presenza di De Marchi, Marilungo e Ferrari. Il primo deve ritrovare continuità. Marilungo sembra logoro e ancora lontano dalla migliore condizione. Ferrari continua ad avere problemi muscolari che finora lo hanno limitato e Loco non si è mai visto all'opera e ci vorrà tempo per ritrovarlo al top. Sebastiani e Mattea si sono interessati a Simone Corazza dell'Alessandria, ma dopo la tripletta di ieri nel match di Benevento sembra improbabile che i grigi facciano partire l'attaccante, che può interpretare con successo i ruoli di centravanti ed esterno. Chi partirà dal Piemonte è Umberto Eusepi, su cui però sembra in vantaggio su tutti il Messina. Non è facile arrivare a Simone Simeri, che Auteri conosce bene, ma che è sceso in campo da titolare nel match di Coppa che il Bari ha giocato e perso con l'Andria. Su Francesco Margiotta, svincolatosi dal Chievo, ci sono club di B come il Cosenza ed è improbabile che scenda in terza serie. Così il Delfino ha inserito nella lista un abruzzese, il 31enne Rocco Costantino, il quale non rientra nei piani del Modena ed è sul mercato. Il DS Matteassi lo conosce bene perché un anno fa lo volle al Modena, prima parte di stagione senza sussulti, quindi il prestito alla Pro Vercelli, dove ha fatto un'ottima seconda parte. Per il centrocampo la società punta a formalizzare a breve l'acquisizione di Giuseppe Rizzo della Triestina. Ogni successivo acquisto nel reparto passerebbe da una uscita del già citato Busellato o di Valdifiori.